Ore 7. Com'è bello? Pier Albi. Direzione Tofana Terza. Sono proprio emozionato. Che lusso. Mille righe. Ah, sotto il sole. E noi siamo ovviamente in direzione di Bona e poi quasi Giussani, perché per salire optiamo per la normale, quindi Groma Lacedelli, Forcella Vallon. Che si è arrivati, si fa per dire, di Bona e lassù Forcella Vallon, dove dobbiamo andare per accedere alla normale. Bello, beautiful. Non l'ho mai fatta neanche in estiva, la normale alle Tofane. Sono proprio stracontento. Ah, guantini, che adesso si entra nel grande freddo. A piedi. Rampanaggio? Vabbè, abbiamo ramponato, ma si sfonda, caspita. Caldo, caldissimo. Ed eccoci, Forcella. È qua che si vede la differenza con chi non è guida. Questo sì che è lo sci alpinismo. Sci alpinismo.
Salvi, Rozes, Marmolada, qua dove si fa il lago d'estate, e Pierre che è instancabile, batte. Io oggi sono un po'... sarà l'emozione della gita. Roba alla Kilian qua. Come? Roba alla Kilian. Quasi effetto antelao qua, eh? Allora, fatemi un attimo capire. Il bivacco è qua sotto, no? Guarda quelle rocce. Ah, ok. E qua è come il fiore vicino alla cresta. Ok.
Opa. Le condizioni perfette di là. Signora. Le ski alpinisme. Ma va! È qua il bivacco, la capanna degli alpini. What? Aspetta che mi buttate tutta la te possino. Si vede, si te la GoPro. Si esce di là? Com'è? Dici? Ah, neanche Vivian Brochet.
Neve iperdidata. Sano gesso. E là subito dietro il castelletto c'era Ola, no? Ah, ci voleva proprio un po' di pellatura. È arrivato il leggendario momento, il rampant. Attraversare un po' di mal di testa, non sono proprio in salute oggi. È che non volevo perdermi sta città, sto facendo una grande fatica, grandissima fatica. Amabile, rotta dentro. Questo tipo, boh. Sciorinati ieri, grazie al cielo, località Piandeloa, siamo entrati nella pista da fondo. Io sono devastato, devastato proprio. Ho un po' mal di gola, ma mal di testa.
Ah, sci e belli, li ho messi ad asciugare e sono distrutto. Ho fatto la doccia, ma caldo. Poi comunque tanto del dislivello, tra l'altro 1.800 di dislivello totale per 21 km quasi, ma tanto di questo dislivello appunto era da ramponare, per cui comunque vabbè non sarà stata una gita dal mega ingaggio alpinistico, però dove si era a piedi vietato cadere. Per cui comunque c'è concentrazione, un po' di tensione, io non è che vada proprio d'accordo con i ramponi, l'ho detto tante volte, e fatica, ma un itinerario di una grandiosità veramente, c'è una traversata fantastica, bellissima. Metto la traccia in descrizione, così come il link ai siti dei miei due amici guide, e niente, sono contento ma disfatto. Al prossimo video ragazzi. Bye bye.